ex premio Nonino che sta assaggiando un prodotto Nonino. Cosa stai sorseggiando? Ma guarda, sinceramente mi cogli abbastanza impreparato. So che per certo questo dovrebbe essere l'aperitivo Nonino e quindi non so esattamente che cosa abbiano messo dentro. Per certo è buono. Per certo è buono. È una garanzia. Il prodotto Nonino sono una garanzia. Qualsiasi cosa facciano, per me è sempre una garanzia. Beh, prima di tutto, boh, io sono di parte, perché insomma sono legato alla famiglia, li amo, li adoro per tutto quello che fanno, per quello che sono. Però ti dico, anche i loro prodotti, io ho sempre una scorta a casa, per qualsiasi evenienza, in qualsiasi momento sono sempre coperto. Quindi anche in questo caso non so esattamente che cos'è, perché come sono arrivato ho detto prendi l'aperitivo e non so esattamente che cosa ci sia, ma sicuramente è fantastico come la giornata di oggi. Che significato ha partecipare a queste premiazioni, ascoltare personaggi di questo livello? Ma è sempre una grande crescita. Io trovo straordinario questa iniziativa, questo evento, questo premio, perché negli anni e nel tempo ha dato la possibilità di crescere, di portare persone con un'esperienza, con una cultura straordinaria, facendoci scoprire anche situazioni incredibili o straordinarie nel mondo. Quindi per me è sempre un esempio importante di crescita, di confronto. Questa è la cosa che mi piace di più in assoluto, e soprattutto la cultura che sempre di più si avvicina alla tradizione, perché avere tradizione non è sempre sinonimo di cultura, ma in questo caso la tradizione va di pari passo con la cultura. Da Nonino è sempre stato così. Poi c'è questo attaccamento al territorio. Ah beh, certo, ti dico, lo stavo dicendo adesso, ovviamente quando parliamo di tradizione parliamo anche di territorio. È ovvio che i prodotti della Nonino sono prodotti locali di questo territorio, che esprimono con tanta grazia ma anche con tanto carattere la loro identità, ma soprattutto che hanno avuto negli anni l'intelligenza di, diciamo così, di crescere, di evolversi, di cambiare anche, perché le cose vive, come questi prodotti che vengono dalla terra, non sono sempre uguali, ma nel tempo, grazie a Dio e grazie all'intelligenza degli uomini, come nel caso della famiglia Nonino, cambiano. Ed è questa anche la bellezza di questi prodotti, ma anche di queste situazioni, che tutte le volte sono dinamiche nuove.